Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Iniziamo subito con un annuncio arrivato questa mattina dal Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. 20 milioni di euro per 20 comuni abruzzesi per il dissesto idrogeologico, fondi che serviranno per finanziare opere importanti. Il servizio di Paolo Renzetti. Presidente D'Alfonso, una buona notizia per 20 comuni abruzzesi perché arrivano quasi 20 milioni di euro per il dissesto idrogeologico. Sono 20 milioni per i quali abbiamo lavorato e che si aggiungono ai circa 280 milioni che abbiamo già consegnato. In 40 mesi abbiamo dichiarato guerra a circa il 65% dei problemi di dissesto idrogeologico. Dobbiamo continuare. Se si fosse fatto questo anche negli ultimi 10 anni, avremmo avuto meno problemi o li avremmo addirittura azzerati. Dobbiamo continuare anche in futuro. Abbiamo dato copertura finanziaria a Chieti Città con due interventi, a Rocca Montepiano, a Civitella, a Castiglione. Abbiamo dato copertura a Prezza, abbiamo dato copertura ad un numero importante di comuni che Vacri, per esempio, attraverso queste realizzazioni, Rocca Morice, faranno in modo da restituire all'utenza piena spazi importanti del loro territorio e della loro comunità. Sono sufficienti questi fondi o ne arriveranno degli altri? Ma noi lavoriamo come se fossimo una macina, continuamente drenando progetti, attività conoscitiva e copertura finanziaria. Il punto è che non bisogna essere né intermittenti né estemporanei, ma costanti, continui. Le pubbliche amministrazioni sono nate per organizzare la costanza delle attività. Noi lo stiamo facendo. Se lo avessero fatto anche gli altri, sarebbero già finiti i problemi. Ancora ci sono le conseguenze del maltempo degli ultimi giorni. Stanotte a Luna, una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi è intervenuta in via Amendola a Giulianova per la rimozione di un albero caduto su strada pubblica. Giunta sul posto, la squadra ha verificato che è un albero completamente secco, di grandi dimensioni, alto circa 15 metri, piantato in un giardino di un'abitazione privata, era caduto sulla strada. A causa del violento impatto sono rimasti danneggiati un balcone e la facciata dell'edificio di fronte, un box in lamiera con all'interno un Opel Corsa che non ha subito danni e una Citroen C4 parcheggiata a ridosso del marciapiede che è stata centrata dall'albero ed è rimasta gravemente danneggiata. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per rimuovere il grosso albero utilizzando la motosega per sezionarlo e l'autogru per rimuoverne le varie parti che sono state sistemate sul marciapiede. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale di Giulianova per regolare il transito veicolare ed effettuare i rilievi di competenza. I sindaci protestano per la soppressione degli uffici territoriali per la ricostruzione dal maggio del 2008, ma il sottosegretario alla ricostruzione Paola De Micheli rassicura che non ci saranno problemi, anzi nel decreto ci sono tutte le richieste dei sindaci. Questo provvedimento ha una valenza organizzativa. Daniela Rosone. La decisione di chiudere gli 8 uffici territoriali della ricostruzione non piace ai sindaci, che hanno anche sottoscritto un documento, anche se c'è qualche voce fuori dal coro. In pratica si tratta di accorparli in un'unica struttura. Questi uffici, ha detto il sottosegretario alla ricostruzione Paola De Micheli, questa mattina in città per partecipare ad Officina L'Aquila, hanno avuto sempre i problemi. Un provvedimento di cui si parla da tempo, tra l'altro. Il provvedimento del governo al centro del dibattito trasferisce in sostanza tutte le competenze all'ufficio speciale per la ricostruzione del cratere, a partire dal 1 maggio 2018, nel quale confluisce anche il personale oggi dislocato negli UTR. Sarà il titolare dell'ufficio, Paolo Esposito, a provvedere ovviamente alla sistemazione logistica, mentre i dipendenti assunti a tempo determinato dai comuni resteranno in servizio presso i rispettivi enti fino alla scadenza dei propri contratti. Lo stesso USRC potrà tuttavia stipulare convenzioni coi comuni per aprire degli sportelli decentrati nelle sedi degli UTR soppressi. Quindi, la De Micheli dice, non vedo dove sia il problema. Allora, innanzitutto nel decreto ci sono tutte le risorse chieste dai sindaci dell'Aquila e del Cratere. Ci sono tutte le proroghe per il personale precario. C'è la conferma per il personale a tempo indeterminato, sul quale peraltro stiamo cercando anche di costruire un percorso da qui al 2023. C'è anche la decisione di abrogare, di chiudere gli UTR rispetto ai quali noi decidiamo di rafforzare l'ufficio speciale per la ricostruzione. Deve essere chiaro che
La governance delle aree omogenee non viene toccata dall'emendamento. Anzi, se dovesse emergere l'esigenza di rafforzare quel modello collaborativo tra istituzioni, siamo disponibili a rafforzarlo. Sul tema degli UTR, più di un anno e mezzo fa, proprio i sindaci mi segnalarono, tra l'altro alcuni di quelli che hanno firmato il documento, mi segnalarono problemi. Abbiamo in questo anno e mezzo provato ad affrontarli e a risolverli, non ci si è riusciti, pertanto per dare garanzia che la ricostruzione deve essere efficace, efficiente fino all'ultimo giorno, per rafforzare il modello della ricostruzione che abbiamo costruito, abbiamo deciso, peraltro condividendolo con la stragrande maggioranza dei sindaci, perché è da settembre che parliamo di questa cosa, di spostare il personale degli UTR presso gli uffici, l'ufficio speciale di Fossa. E ora riapriamo la pagina sul dibattito per Pescara capoluogo di regione. Oggi la voce del centrodestra pescarese. Fondi adeguati a quella che sarà la nuova Pescara. Li chiede appunto il centrodestra, che ribadisce come il capoluogo adriatico sia già nei fatti la città capoluogo della regione. Vediamo. Nuova Pescara e Pescara nuovo capoluogo di regione. D'Abruzzo, c'è un po' di confusione, qual è la posizione del centrodestra, Sospiri? La posizione del centrodestra, a seconda dei territori in cui si è eletti, può assumere diversificazioni. Certo è legittima la posizione di chi vive all'Aquila e pensa che sia immutabile qualsiasi assetto istituzionale, e chi invece a Pescara vedrà venir meno l'indipendenza di due comuni grandi, uno grande tanto quanto l'Aquila o pressappoco che si chiama Montesilvano, che cesserà di esistere, creando un'unica grande città da oltre 200.000 abitanti. Allora, è immaginabile che in un'unica grande città di 200.000 abitanti sia anche un polo di attrazione extra regionale, magari del medio adriatico, parliamo di una realtà che è il doppio di Ancona. Ecco, mi pare abbastanza ridicolo che a tutte le persone che si recheranno nella città di Pescara per servizi, per svolgere attività, gli si dica: prego adesso prendere la macchina, farsi un'ora e un quarto per raggiungere l'Aquila. Ovvero, cosa voglio dire? Che al di là della medaglietta e della carta intestata con la scritta capoluogo di regione, ci vogliono in questi mesi delle norme puntuali e precise, non confuse come quelle del presidente D'Alfonso, che descrivano precisamente il ruolo delle due città, le competenze e i finanziamenti a sostegno. Altrimenti stiamo facendo semplicemente un'operazione da campagna elettorale tipica del governatore, che però alla fine creerà più problemi che vantaggi. Voi siete favorevoli ad un eventuale capoluogo di regione come Pescara? Ma io credo che Pescara sia nei fatti il capoluogo della regione Abruzzo. Lo sia per l'operosità dei suoi cittadini. Questo non va visto contro l'Aquila, che può rimanere tranquillamente il capoluogo istituzionale della nostra regione, perché non ci interessa spogliare nessuno della sua dignità e del suo onore, ma certamente va premiata una realtà che fa un sacrificio rinunciando a due identità come Montesilvano e Spoltore, ma va sostenuta economicamente, va fatta attrezzare per offrire servizi ai cittadini, che poi lo scopo dei comuni e delle città è sempre quello di offrire un servizio a chi ci vive, a chi ci viene, a chi ci lavora, e non è quella di riempirsi la bocca di un'identità che ormai appartiene a qualche secolo fa. La cronaca: la polizia stradale ha sequestrato un quintale di marijuana rinvenuto all'interno di una automobile sulla A14 all'altezza del casello autostradale di Francavilla al Mare. Gli agenti sono stati insospettiti da alcuni involucri di cellofan che si intravedevano dai finestrini. Vediamo. Circa un quintale di sostanza stupefacente, risultata poi essere marijuana, è stata sequestrata dal personale della Polizia Stradale di Pescara nell'ambito dei servizi di vigilanza svolti all'interno dell'autostrada e finalizzati alla prevenzione e repressione di illeciti e reati legati all'abuso di alcol e droga alla guida. Alle 8 di questa mattina, all'altezza del casello autostradale di Francavilla al Mare, è stata fermata una Ford Kuga con a bordo due persone. Ad insospettire il personale della Polizia Stradale, alcuni involucri avvolti con del cellofan che si intravedevano dai finestrini. L'autovettura procedeva verso nord e proveniva da Cerignola, ma era stata noleggiata nel milanese da Ariol Seni,
37 anni, di origini albanesi con precedenti specifici, e da Lisa Corasaniti, originaria di Bollate, di 21 anni. La droga trasportata dai due corrieri era destinata al mercato milanese e probabilmente proveniva dall'altra sponda dell'Adriatico. Infatti il personale della polizia stradale ha trovato tracce di sabbia sugli involucri. Che la macchina destava sospetti per l'andatura, probabilmente per il peso portato su un semplice autoveicolo, tanto che il personale operante ha proceduto al fermo e nel controllo dei conducenti e dell'interno dell'abitacolo ha rinvenuto questo ingente quantitativo. Gran parte delle merci lecite e illecite si muovono su gomma, quindi non mi meraviglia che si tenti di fare percorsi così lunghi, magari augurandosi che di non incappare in controlli di polizia, cosa che invece viene fatta sempre più spesso. La stradale ha una competenza esclusiva in ambito autostradale, l'autostrada è un villaggio globale dove si muovono uomini, mezzi e merci. Ci occupiamo di nuovo della vertenza Honeywell, con l'azienda che ha fatto sapere che è pronta a chiudere lo stabilimento in Val di Sangro nella prossima primavera. La UIL in particolare chiede il ripristino di un tavolo al Ministero. Vediamo. Si riattivi subito il tavolo ministeriale per dare un futuro certo a centinaia di lavoratori seri e qualificati. È la richiesta della UIL, che fa seguito ad un coro unanime di politiche e sindacati levatosi dopo la comunicazione della Honeywell circa la chiusura a primavera del prossimo anno dello stabilimento in Val di Sangro. Una fabbrica gioiello che direttamente dà lavoro a 420 persone, ma nella cui orbita gravitano almeno un altro centinaio di addetti dell'indotto tra logistica e componentistica. Numeri importanti che danno la dimensione del danno economico e sociale che si sta per abbattere sul territorio abruzzese. La Honeywell, attraverso i backup effettuati ad Atessa, ha clonato la fabbrica, spostandola in Slovacchia, dove il costo del lavoro è minore e dove riceverà degli incentivi per l'avvio delle attività. Una pratica stigmatizzata da Rifondazione Comunista, che punta il dito contro la delocalizzazione, ricordando i soldi pubblici ricevuti in Italia, oltre 4,5 miliardi di lire nel 1999. Una serie di finanziamenti per un ammontare complessivo di 4,5 milioni di euro, 1,8 milioni di euro per il credito d'imposta e un altro miliardo di euro di esenzioni fiscali beneficiate dal 92 al 2002. Nel frattempo gli operai sono tornati al lavoro e la fabbrica si sta riattivando progressivamente. La decisione di sospendere lo sciopero, dicono i rappresentanti dei lavoratori, non ferma la lotta. Primo passo, l'incontro del 21 novembre a Mise. Non c'è niente di scontato, il percorso sarà lungo, in salita e non sicuro, perché ci potrebbero essere seri problemi, anche perché noi abbiamo una data, il 2 aprile, dove scadono gli ammortizzatori sociali, e se non ci dovessero essere proroghe avremo seri problemi per gestire la situazione. Tante famiglie in sofferenza, tante persone che non credono ancora oggi che una multinazionale che non ha né problemi economici di bilancio, né problemi produttivi in termini di commesse, né in termini di qualità, perché rappresentano un'eccellenza per quanto riguarda la produzione dei tubi, abbia deciso di chiudere così. Indebita percezione di contributi pubblici. I militari del nucleo tributario della Guardia di Finanza per questo hanno sequestrato beni per oltre 140.000 euro a due aquilani che, attestando il falso, avevano ottenuto un contributo pari al valore sequestrato. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria dell'Aquila, in esecuzione di un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila, la Buccella, su richiesta del PM Picuti, hanno eseguito un sequestro preventivo, anche per equivalente, di oltre 140.000 euro a carico di due persone, entrambi dell'Aquila, per l'indebita percezione di contributi pubblici in danno del Comune dell'Aquila nell'ambito della cosiddetta ricostruzione privata post-sisma. Al termine delle indagini, i militari della Guardia di Finanza hanno accertato che una persona, mediante la presentazione di false attestazioni, aveva indebitamente ottenuto un contributo pubblico finalizzato all'acquisto di un'abitazione sostitutiva a quella danneggiata dal sisma. In particolare è stato riscontrato che l'immobile per il quale era stato richiesto il contributo, contrariamente a quanto dichiarato dalla persona in questione, non possedeva il previsto requisito di abitazione principale. La richiedente aveva presentato una perizia di stima redatta dal tecnico, con la quale era stato attestato anche un valore dell'immobile superiore a quello reale. Questo comportamento fraudolento ha consentito la concessione
detenzione del contributo pubblico di circa 140.000 euro, ma che non spettava. L'autorità giudiziaria ha disposto dunque il sequestro nei confronti dei responsabili delle disponibilità finanziarie e anche di un immobile, per un importo complessivo pari al contributo illecitamente percepito. Il servizio svolto testimonia la crescente attenzione posta dalla finanza nel contrasto delle condotte illecite e fraudolente perpetrate a danno delle risorse pubbliche nazionali. Una villa, due appartamenti e due appezzamenti di terra per un valore complessivo di 2 milioni di euro. È il frutto delle due ordinanze di confisca emesse dal Tribunale di Chieti in applicazione del codice antimafia ed eseguite dai finanzieri della Compagnia di Vasto. I beni sono riconducibili ad alcuni soggetti residenti nel territorio del Comune di Vasto, spiegano le Fiamme Gialle, tutti legati tra loro da vincoli parentali, dediti in via stabile e continuativa alla commissione di numerosi reati quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, l'usura e le estorsioni. Le indagini svolte dalle Fiamme Gialle hanno fatto emergere significative sproporzioni tra il valore degli immobili e la contestuale assenza di redditi, circostanza giustificabile solo attraverso la provenienza non lecita delle fonti di sostentamento. La Procura della Repubblica di Vasto aveva poi provveduto a formalizzare al Tribunale di Chieti una circostanziata proposta di applicazione di misure di prevenzione patrimoniale a carico di 7 persone fisiche nei cui confronti era stato anche disposto il sequestro anticipato dei beni. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti ha posto una speciale attenzione sull'area del Vastese attraverso una mirata e costante attività di intelligence e di analisi dei fenomeni di arricchimento improvviso e o verso tutti i nuovi investimenti provenienti da altre regioni, specie se riferite a quelle maggiormente interessate dalla presenza delle organizzazioni criminali di tipo mafioso. E torniamo all'Aquila, controlli notturni per reprimere e prevenire i reati in generale sono stati messi in campo dalla compagnia dei carabinieri diretta dal capitano Nacca. 8 le patenti ritirate, 6 denunce e varie sanzioni di natura amministrativa. Controlli sempre più fitti sulla movida aquilana, gli esiti si fanno sentire. 8 patenti ritirate, 6 denunce e varie sanzioni amministrative a giovani che per arrivare al centro percorrevano strade in controsenso. L'operazione è stata messa in campo dai carabinieri della Compagnia dell'Aquila, diretti dal capitano Francesco Nacca, nella notte appena trascorsa. 16 militari impiegati su tutto il territorio e nei luoghi della movida aquilana, obiettivo la prevenzione e repressione dei reati in generale. Nel corso dei controlli 6 le denunce, 2 per guida stato di ebbrezza, una per ubriachezza in luogo pubblico, 2 per lesioni personali, ma non queste nei luoghi della movida, e una per tentato furto di una vettura nel comune di Montereale. I militari del capitano Francesco Nacca nel corso della notte hanno controllato, grazie al nucleo antisofisticazione, anche 3 locali notturni, sanzionati poiché sprovvisti dell'apparecchiatura per la rilevazione dell'alcol test. Nella sala dei nozzi della provincia di Pescara quest'oggi riunione presieduta dal presidente della regione D'Alfonso per programmare azioni urgenti per una efficace gestione della sicurezza degli edifici scolastici. Vediamo il servizio. Oggi in provincia Pescara incontro con il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso per parlare di edilizia scolastica, di fondi che arriveranno, perché la situazione non è sicuramente, sindaco di prima, è una situazione semplice a Chieti ma anche in altri centri della nostra regione. Ma questo è un problema che riguarda tutta la regione, parliamo di fondi che non è che non arriveranno, al momento non sono proprio previsti e quelli che sono previsti sono assolutamente insufficienti per dare risposta a chi, non ai sindaci che chiedono risorse per poter rendere le scuole più sicure, ma per dare risposta ai cittadini che giustamente richiedono che i luoghi dove i figli vanno siano sicuri. Oltre a questo ovviamente c'è da dire anche che nella giornata odierna si è parlato del problema dei dirigenti scolastici che oggi si vedono, come dire, attribuire una responsabilità che in realtà non sarebbe loro, cioè quella della responsabilità quali datore di lavoro sugli edifici scolastici, quindi responsabili per tutto ciò che accade negli edifici scolastici. C'è da cambiare la norma a livello nazionale, è una battaglia che va fatta in altre sedi, non certo in quella della provincia o della regione, ma anche di questo ci dobbiamo occupare perché come sempre noi sindaci non ci tiriamo indietro rispetto alle responsabilità. Quello che però manca oggi come sistema in questa regione è una graduatoria delle necessità. Si continuano a fare finanziamenti a pioggia o a seconda delle simpatie di questo o quell'assessore o del presidente nei confronti di qualche sindaco e questo non può andare bene, soprattutto quando parliamo di sicurezza, soprattutto quando parliamo di scuole. Abbiamo bisogno di creare una graduatoria delle esigenze, delle necessità, delle emergenze e su quella riversare i fondi, i pochi fondi a disposizione.
L'Ordine dei Dottori Commercialisti di Teramo ha partecipato ad un seminario formativo sulla fiscalità che riguarda il settore automobilistico. Nel corso della giornata si è discusso delle agevolazioni fiscali e delle nuove forme di acquisizione nel campo delle auto. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. La detrazione dell'IVA, la deducibilità dei costi delle auto dal reddito e l'intera fiscalità che ruota intorno a questo settore sono un tema assai spigoloso, in grado di influenzare notevolmente la scelta dell'acquirente. Una buona fetta del mercato è orientato oggi verso una nuova forma di acquisizione, quella del noleggio a lungo termine. Se ne è discusso durante un seminario formativo a Mosciano Sant'Angelo, organizzato dalla Cascioli Rent, al quale hanno partecipato gli ordini professionali dei dottori commercialisti, degli esperti contabili ed consulenti del lavoro di Teramo. Nel campo delle auto, perché è uno dei campi più penalizzanti a livello fiscale, in quanto le detrazioni sono per gran parte dei settori estremamente ridotte. Questo evento, che rappresenta una replica presso la concessionaria Cascioli, è qualcosa che noi leggiamo con molto interesse, perché il mondo imprenditoriale incontra nella formazione il mondo professionale. Oggi un dottore commercialista terrà una relazione nell'ambito di una concessionaria auto, si parlerà di auto, di fiscalità di auto, per cui è un punto di vista esaminato da entrambi gli aspetti, che sicuramente rappresenta un'attività formativa estremamente compiuta. L'obiettivo comune di questa giornata formativa è stato quello di individuare le soluzioni più convenienti, soprattutto per chi, come imprenditori, artigiani e professionisti, utilizza l'autovettura per lavoro. L'imprenditore che si avvicina all'idea di acquisire un'autovettura spesso è portato a fare questi conti, ma questi conti diventano problematici, lo sono persino per noi professionisti, perché la materia è particolarmente intricata, diciamo che è un vero e proprio groviglio. Questo groviglio come si sgroviglia? Appunto, cercando di mettere ordine, cercando di fare un minimo di convegnistica, di formazione, ma comunque rimane il problema di un fisco non amico. Apriamo la pagina dello sport. Reduce da una miniserie negativa di risultati, il Pescara domani punta ai 3 punti contro una Provercelli in salute, ma che sarà priva di 2 elementi cardine come Mammarella e Vives. Tra i biancazzurri fuori causa Bovo e Balzano. Torna Capone dal primo minuto. Zeman non si tira indietro per questo difficile momento. È normale, dice, essere sotto esame. Siamo tutti sotto esame, così si è espresso qualche giorno fa il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, parole di fronte alle quali Zdenek Zeman non si tira indietro in questa vigilia di Pescara Provercelli di domani alle 15 all'Adriatico Cornacchia, inevitabile quando si viene da un solo punto nelle ultime 4 partite. Sempre, ma è normale nel calcio, chi è che non si sente sotto esame? Poi dipende dai risultati, sì. Se vinci allora non sei sotto esame in quel momento, ma come non si può vincere sempre, siamo sempre tutti là. Tornando sulla gara di Bari, Zeman giudica positiva la prova dei suoi, in particolare nel primo tempo. I ragazzi hanno cercato di mantenere il risultato sulla parità e per un tiro da 30 metri non l'abbiamo ottenuto. Se lo tenevamo 0-0 era festa, visto che Bari ha vinto 6 partite su 7 in casa. Tuttavia, sempre nel primo tempo, nel momento migliore, i biancazzurri non hanno prodotto alcuna palla gol. È strano sul fatto offensivo, nel senso che noi abbiamo cominciato campionato bene, facciamo tanti gol, purtroppo ci siamo bloccati. Noi all'inizio facciamo sicuramente molto più sulle sovrapposizioni, molto più su giocata sul terzo uomo, che oggi non la sfruttiamo. Domani out ancora Bovo e Balzano, oltre ai Lungo De Genti e a Campagnaro che si allena, ma per Zeman non è pronto. Davanti a Fiorillo spazio a Zampano, Coda, Fornasier e Mazzotta, Koulibaly, Carraro e Brugman in mezzo, Capone, Pettinari e Mancuso in avanti. E il tormentone resta Ganz. Valutazioni li fa di solito allenatore, se non da qualche parte qualche presidente. Io ancora ce la faccio da solo.
io vi ho spiegato che con questa squadra, per ora come giochiamo, non è utile. Ma il mio problema non è quanto costa un giocatore, quanto può dare in questi momenti. Io vi dico che lui ha giocato molto poco, ma in tre partite ha toccato una palla. È un buon momento invece per la Provercelli, nonostante qualche assenza di troppo. Vediamo come presenta il match il tecnico Grassadogna, che peraltro è un allievo del Boemo. Ma noi crediamo di fare una buona partita, sappiamo che sarà una partita intensa, sappiamo che affrontiamo una squadra che non sta attraversando un buon momento, ma è una squadra che ha dell'intensità e della qualità le sue armi migliori, quindi noi dobbiamo essere molto bravi nel capire che è una partita dove la Provercelli dovrà spingere, dovrà essere attenta, dovrà avere grandissima intensità, perché è una partita complicata. Speriamo e siamo certi di poter fare una buona partita e di poter rimettere in difficoltà anche noi. Sono le squadre di Zeman, quindi sono uniche. Noi dobbiamo essere attenti molto sui particolari, sui quali abbiamo lavorato molto bene durante la settimana, perché sappiamo quelle che sono le loro giocate, quella che è la loro intensità, quella che è la loro interpretazione delle gare. Quindi allo stesso tempo poi dobbiamo essere bravi nel momento in cui prendiamo palla a sapere quello che dobbiamo fare, perché è una squadra che poi ti attacca con grandissima forza, ti attacca sempre in avanti e lo fa a grandi ritmi. Quindi se non siamo bravi a fare quello che abbiamo provato, è una squadra che chiaramente ha messo in difficoltà quasi tutti, perché poi è una squadra che crea tantissimo, ma ripeto, sono convinto che noi faremo la nostra partita. Io sono convinto di avere un gruppo che saprà sopperire a queste due assenze importanti. È una partita dove dobbiamo metterci anche, voglio dire, in discussione, nel senso che magari sono due assenze che ci sono perché fanno parte, voglio dire, di un regolamento, e capire veramente questa squadra quello che può dare, quello che può fare. E ora la Serie C. Domenica pomeriggio il Teramo affronterà in trasferta la vice capolista Renate dopo la sconfitta interna col Gubbio. Non è preoccupato del momento il centrocampista Kevin Varas, che torna sul colpo di testa di domenica scorsa che poteva valere il pareggio. Siamo tranquilli perché comunque sappiamo che nonostante la sconfitta abbiamo fatto un'ottima prova. Peccato per il risultato che dice il contrario, però alla fine noi ogni partita dimostriamo di tenerci alla maglia, mettiamo il massimo impegno, sappiamo che dobbiamo commettere meno errori, soprattutto nella fase difensiva, però siamo tranquilli, adesso ci prepariamo serenamente per affrontare Renate, che sta facendo un buon campionato, ottimo campionato fino adesso, e quindi l'aria diciamo che non è cambiata per niente. Dobbiamo stare più attenti, soprattutto cercando di evitare di prendere ripartenze dove ci fanno gol, ecco, dobbiamo stare molto, molto più attenti. Sappiamo che andiamo a affrontare un ottimo avversario che comunque in campo mette la massima determinazione, comunque massima aggressività, e adesso comunque sta a noi. Sappiamo che possiamo farcela, basta crederci e il risultato ottimo verrà fuori. Sì, ci ho ripensato, l'ho rivista e peccato, nel senso che poteva cambiare sicuramente tutta la partita, potevamo andare sul pari cercando poi di andare a cercare il terzo gol. È normale che alla fine se la palla non va dentro non può cambiare. In questo momento sto facendo questo ruolo, quindi se ho continuato a fare nelle ultime partite questo ruolo significa che il mister vede che io sia utile di più facendo l'esterno.
il quinto, diciamo. Poi è normale, magari ognuno di noi preferisce giocare un altro ruolo nel proprio ruolo. Sicuramente il mister sa che tipo di giocatore sono, sa che cosa posso rendere facendo la mezzala e cosa posso dare facendo il quinto a 5. Chiudiamo con il podismo, in particolare con la corsa di San Martino di Controguerra. Imporsi tra gli uomini è stato il keniano Joash Kipruto Koech, mentre tra le donne si è imposta l'italiana Marcella Mancini. Ancora una volta un'edizione straordinaria della corsa di San Martino, corsa internazionale qui a Controguerra nel Teramano. 4.000 partecipanti, 2.500 alla non competitiva denominata Mangialonga, perché i ristori sono tutti mangiarecci, e 1.500 alla gara competitiva. Gara competitiva che tra gli uomini ha visto successi africani, mentre tra le donne c'è stata una bella sorpresa. A livello maschile ha vinto Joash Kipruto Koech, keniano, in 45-19. Il secondo è un marocchino, Younes Zitouni, 46-09. Terzo, ancora Marocco, Hicham Boufars, 46-24. Quarto, Kenya, Erastus Kipkorir Chirchir, in 47-16. Al quinto posto, Marocco, Yassine Kabouri, 47-28. Poi al sesto posto, ancora Marocco, Youssef Aish, 48-28. Settimo, il primo italiano, Stefano Massimi della Sef Stamura di Ancona, 48-53. All'ottava piazza, Mohamed Lamiri, USA Runners Avezzano. Nono posto per Alberico Di Cecco, Vinny Fantini. Decimo, Francesco Raia della Newcastle. Bella sorpresa al femminile. Non è caduto il record, non è caduto neanche tra gli uomini, ma è straordinario vedere una over 40 decisamente come Marcella Mancini vincere per la sesta volta qui a Controguerra, battendo una concorrenza di valore internazionale. Marcella Mancini ha concluso in 56-22. Seconda piazza, Kenya, Wakabu Ruth Chelangat in 56-45. Terza, Marocco, aveva già vinto a Controguerra, Janat Anane, 57-03. Poi quarta piazza per Gloria Ciccotelli e quinta piazza per Gloria Lufrano, entrambe runner schieti. Finisce qui questa prima edizione del TG6, le prossime alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.